Gentili appassionati di calcio, utenti di Assi Sportivo, ben trovati dal Monterisi, dove è appena terminata la gara tra l'Audace e la Nuova Andria, vinta dall'Audace 6-0. Siamo in compagnia di mister Massimo Gallo. Mister, è arrivata una vittoria rotonda che vi consente di raggiungere il primo traguardo stagionale, quello del titolo di campione d'inverno. Sì, è stata una buona partita, siamo partiti molto forti, infatti subito abbiamo segnato ed era il nostro pensiero, cioè quello di attaccare subito, sbloccare subito quanto prima il risultato. Questo ci siamo riusciti a farlo e poi è stato tutto in discesa. Sì, una gara tutta in discesa, avete avuto sempre in mano il pallino del gioco, il tridente sempre tutti e tre in gol, siete riusciti finalmente a ritrovare quello spettacolo che un po' si era perso in queste ultime giornate? Ma uno purtroppo non può sempre andare a 200 all'ora, ogni tanto bisogna recuperare. Noi ultimamente avevamo un po' di difficoltà, ma più che altro dopo il richiamo che abbiamo fatto nel periodo natalizio, quindi avevamo un po' le gambe pesanti. Inoltre poi c'era anche la questione mentale che avevamo un po' mollato, e piano piano adesso stiamo ritrovando tutte e due le cose, sia la fisicità che la mentalità vincente che avevamo mostrato prima di Natale. Dopo la gara di Coppa, oggi ha riproposto la difesa a 4 con Borrelli confermato centrale, sta dando le garanzie che gli vuole. Sì, io sono convintissimo del lavoro che fanno i ragazzi, soprattutto in difesa. Oggi io ho voluto dare nuovamente fiducia a Borrelli e mi ha dato una buona risposta, ma non soltanto lui, è stata una risposta globale di tutta la squadra che si è mossa bene. Ha corso parecchio, ha pressato, e quindi questi sono dei dati molto positivi che ci fanno ben sperare per il futuro. Con l'assenza di Matera in difesa, il 4-4-2 con Morra a largo può essere una nuova soluzione quella per l'Audace? Ma guarda, noi non lavoriamo solo esclusivamente su un modulo, stiamo cercando di adattare più moduli in modo tale che durante la partita si può cambiare, no? Le esigenze certe volte ti portano ad applicare altre situazioni e cercare quella vincente. Noi stiamo provando altre situazioni rispetto a quella iniziale e ci stanno dando buoni risultati. Giovedì affronterete il Bitonto nel ritorno dei quarti di Coppa Puglia, darà più largo alle riserve o comunque, essendo una partita ancora in bilico, schiererà la squadra titolare? No, non è, sarà questo giovedì, ma sarà il prossimo giovedì, però a noi non esiste dare spazio alle riserve, perché siamo un gruppo di 24-23 giocatori che sono tutti titolari, quindi non c'è la riserva o meno, ma comunque noi abbiamo la società, ci ha chiesto tutto l'impegno su tutti e due i fronti, e quindi per noi sarà una lotta e un obiettivo da raggiungere, come la vittoria del campionato, così come la vittoria della Coppa Italia. Il San Marco oggi ha vinto, rimangono comunque i 6 punti con una gara in più, sarà decisivo insomma per questo campionato lo scontro diretto di febbraio? Beh, questo sì, se continua così, e noi continuiamo così, poi ci sarà tutto deciso il 22 febbraio quando loro verranno qui a Cerignola. Certo, noi dobbiamo pensare a noi, a fare il nostro cammino, e poi degli altri quando verranno si vedrà, però noi dobbiamo pensare solo esclusivamente al nostro lavoro. Per chiudere, quanto è importante aver ritrovato Di Pasquale, che rientrava dall'infortunio, oggi con 3 gol e un assist? Beh, noi lo sappiamo che Di Pasquale è importante nel meccanismo della squadra, ma ripeto, non è solo Di Pasquale, sono importanti tutti. Oggi per esempio abbiamo recuperato, anche se in minima parte, anche Derek Schiavone che stava in banchina, cioè piano piano stiamo recuperando tutti quanti. Questo mi aiuta poi nelle scelte finali di dare una formazione la domenica. Siamo con Gigi Di Pasquale, autore oggi di una tripletta. Gigi, è arrivata una vittoria importante, il primo passo è stato fatto con il Cerignola campione d'inverno. Sì, è importante, veniamo da 2 o 3 partite che non abbiamo giocato diciamo tanto bene, però abbiamo sempre vinto. Questa è una vittoria importante per tutti e anche per i compagni che non sono a disposizione per infortuni e varie cose, perciò una bella vittoria, dobbiamo continuare così a fare bene e cercare di migliorarci sempre. Sei stato a lungo infortunato, oggi torni con una tripletta e un assist, quanto era importante rientrare così?
Ah, è importante per me, sì, ritrovare la condizione perché ho avuto sempre problemi fisici e speriamo da adesso in poi di non averne più. Poi l'importante è che la squadra vinca e che facciamo bene tutti insieme perché siamo un grande gruppo e dobbiamo vincere questo campionato. Da giocatore il modulo va bene, il 4-4-2 è schierato oggi da Massimo? Ah, diciamo che il mister cerca di mettere la squadra anche per gli altri amici di squadra che sono infortunati e vincendo così va sempre bene, dai. Una vittoria larga e adesso dobbiamo solo recuperare tutti i ragazzi che abbiamo infortunati. Giovedì ci sarà un'altra tappa importante, il ritorno dei quarti di Coppa Puglia. Che gara ti aspetti considerando il 2-1 dell'andata? Ah, non sarà una gara facile, però noi andremo lì per, come abbiamo sempre fatto, per fare la partita e per vincere.